Nel mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere un'impostazione di WordPress molto interessante. Allora, voi sapete sicuramente con l'installazione, con l'aggiornamento di WordPress è stato installato purtroppo l'editor Gutenberg, che io ritengo altamente complicato, non per chi io parlo al lato di persone non addette a fare siti web, una persona che c'ha il suo blog e non è un neofita lo trova altamente complicato come editor. È molto più semplice il classico editor WordPress. Naturalmente per chi fa siti web, chi è un professionista, questa impostazione non ha nessuna valenza importante, perché naturalmente se io faccio siti posso addestrare tranquillamente sull'editor Gutenberg. Ok, allora andremo praticamente a impostare tramite codice, perché voi sapete che io odio installare plugins, non sono esattamente necessari. Tramite codice andremo a impostare nuovamente il vecchio editor. Allora, andiamo intanto a modificare il file, così vi faccio vedere cos'è Gutenberg. Allora, andiamo a fare il backup, andiamo a ripristinare il coso originale, eccolo qua. Ah, naturalmente voi dovete andare ad agire sul file function.php del vostro tema. Come si fa ad andare sui vostri temi? Andare sul sito Content Temi e andare a cercare il vostro plugin e il vostro template. Il file da modificare è il function PHP. Noi lo andiamo a ripristinare. Così vi faccio vedere come appare Gutenberg. Aggiungi nuovo. Ecco qua Gutenberg. Allora, vuoi capire che per un neofita è molto complicato, nel senso che non sa dove andare a mettere tutte le varie cose, aggiungere il testo, mettere le varie impostazioni, eccetera. Io sinceramente per un neofita preferisco lasciargli il vecchio editor di WordPress. Naturalmente l'unico problema è che WordPress non garantisce che praticamente questa impostazione che andiamo a fare sia radicale, definitiva, perché WordPress e gli sviluppatori, il team, ha detto chiaramente che l'editor di WordPress verrà deprecato dal 2021, nel senso che non saranno fatti più altri aggiornamenti e altri supporto tecnico, insomma. Perciò può capitare che poi dovremo abituarci a inserire e a usare il Gutenberg. Perciò io vi consiglio, tanto per se potete fare il vostro sito, e di impostare il vecchio editor e poi creare un sito tra virgolette scarabocchio dove andate a pasticciarvi e piano piano impratichirvi con il Gutenberg. Ok? Allora, per tornare a come era prima, dobbiamo mettere una stringa di codice che io ho già preparato, che è questa qua. La dobbiamo andare a inserire dentro il function PHP. Allora, andiamo a vedere. Ok. Allora, la possiamo tranquillamente mettere anche qui sotto. Prima facciamo una dichiarazione in modo che capisco dove si trova il codice.
andiamo a inserire il codice, andiamo a salvare, ecco qua nuovamente il vecchio editor di WordPress, molto più intuitivo per i neofiti. Ok, con questo tutorial è tutto, spero di essere stato utile. Se hai delle domande, vuoi essere aiutato da qualche problema, mandami un commento sotto il video. Un'altra cosa, prima di lasciarvi, ricordo che prima di fare queste modifiche vi consiglio di fare un backup, cioè praticamente prima di modificarlo fate l'upload del file vergine dentro il vostro computer, in qualsiasi parte del vostro computer, in modo che se c'è qualche problema potete ripristinare il file. Ok? Con questo tutorial è tutto, come ho detto prima, ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona serata.